E siamo così arrivati a uno degli argomenti più interessanti, per quanto tragici, della storia del Novecento, il nazismo, che, chiariamo subito, è un'abbreviazione per nazionalsocialismo. Già questi nomi danno l'idea, insomma, di qual è l'ideologia che sta dietro a questo fenomeno, il nazionalismo e il socialismo. E poi vedremo appunto quali sono le differenze e le somiglianze tra fascismo, nazismo e comunismo. Allora, cominciamo con l'affrontare la situazione della Germania del primo dopoguerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, una situazione che è molto simile a quella che abbiamo già visto per l'Italia, anche se non va dimenticato che l'Italia aveva vinto la guerra, mentre invece la Germania l'aveva persa. E quindi la situazione, dicevo, della Germania è ancora più tragica, perché oltre ai danni economici, umani che ha dovuto subire, che ha subito anzi a causa della guerra, che lei stessa in un certo modo aveva voluto, si ritrova anche ad averla persa la guerra. Ed ecco quindi qual era la situazione. La Germania, a causa del trattato di pace di Versailles, perde dei territori. Innanzitutto, la cosa in assoluto più importante è questa. La Germania, il corpo della Germania, diciamo così, viene separato rispetto alla cosiddetta Prussia orientale, che è questa zona qua, che oggi è la zona di Kaliningrad in Russia, ex Unione Sovietica, vi ricorderete, l'abbiamo fatto in geografia, e viene separato attraverso il cosiddetto corridoio di Danzica. Questo pezzo di terra assegnato alla Polonia, una creatura assolutamente assurda perché era per metà abitata da polacchi e per l'altra metà da bielorussi. Comunque, dicevo, questo pezzo di terra dato, questa striscia di terra data alla Polonia perché avesse lo sbocco sul mare. E questo corridoio, vedremo, sarà poi il pretesto della seconda guerra mondiale. Inoltre, la Germania si ritrova. Non è più un impero perché il Kaiser abdica e scappa in Olanda, che era rimasta neutrale, vi ricordo, e praticamente deve cedere, come vedete, tutti questi territori. Non è che li ceda direttamente, ma in pratica deve perdere la sovranità per alcuni anni, viene demilitarizzata questa zona, cioè non è più sotto il controllo della Germania e viene tenuta per così dire in ostaggio dai vincitori per il pagamento dei debiti di guerra. Sì, la sto un po' semplificando, non è un po' più complessa la cosa, però ecco, per il nostro obiettivo questo dovrebbe bastare. Allora, inoltre, ovviamente, la Germania restituisce le due famosissime regioni alla Francia, queste due regioni. Già le abbiamo viste con Luigi XIV in seconda media, ma sono ovviamente, le abbiamo viste nel 1870, obiettivo della guerra franco-prussiana, queste due regioni si chiamano Alsazia e Lorena. Ok. E saranno di nuovo riprese dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, restituite alla Francia alla fine della seconda guerra mondiale. Dunque, e uno dice, vabbè, hai perso dei pezzi, ma non basta, ovviamente. La Germania si ritrova anche a dover pagare i danni di guerra. Ok? E non è che li paga, come si può dire, semplicemente in moneta. Sì, c'erano da pagare anche i danni in moneta, non c'è dubbio, ma li deve pagare anche in natura, se si può dire, se si può usare questa espressione. Cioè, in pratica. Facciamo un esempio, durante la guerra la Francia ha perso, che so io, 1.000 locomotive, la Germania deve cedere 1.000 locomotive, sono andati distrutti, che so, 2 milioni di pali del telegrafo, la Germania deve dare 2 milioni di pali del telegrafo, 800 km di strade ferrate, cioè di ferrovie, 800 km, cioè praticamente la Germania viene spogliata delle sue infrastrutture, dei suoi mezzi per ripagare le nazioni vincitrici e inoltre deve ovviamente pagare i danni di guerra in moneta, in marchi oro. Okay? Capite bene che marco era la moneta, ovviamente, in oro, chiaro.
ovvio che sia una situazione disastrosa, ma non è finita qui. Viene anche, come si può dire, umiliata, nel senso che perde quasi tutto il suo esercito, vengono lasciati, credo, 100.000 uomini di esercito, che all'epoca era poco e niente, una roba del genere. Insomma, comunque l'esercito ridotto ai minimi termini, in modo tale che non possa essere più, diciamo, aggressiva la Germania nei confronti degli altri paesi. E stesso discorso anche per la Marina, ma non è finita qui. Perde anche le colonie in Asia e in Africa. In Asia, vabbè, aveva qualche isoletta, per carità di Dio, però in Germania, appunto, perde il Tanganyika, che viene dato all'Inghilterra, lo vedete qua in rosa. Perde la Namibia, che viene data al Sudafrica, l'abbiamo visto anche in geografia, tutto questo vi ricordo. Il Camerun, che viene dato per lo più alla Francia, okay, e il Togo, che viene dato anch'esso alla Francia. Quindi, okay, la situazione è veramente pessima. E appunto la cosa più importante è il corridoio di Danzica. Corridoio di Danzica con la città di Danzica, considerata, proclamata città libera, okay? Germania e Prussia orientale. In mezzo a questa situazione disastrosa, umiliante, bruttissima, okay? Si aggiungono ovviamente le perdite di guerra, tipiche di una nazione che è stata in guerra nella prima guerra mondiale per 4 anni, cioè aspetta, 14, 15, 16, 17, 18, 5 anni, chiedo scusa, quasi perché è iniziata, sì, vabbè, dai, circa 5 anni, perché ha avuto i suoi morti, ovviamente, ha avuto i suoi feriti e i suoi mutilati, che ovviamente non sono più abili al lavoro. E poi disoccupati, una disoccupazione pazzesca. Perché oltre ad aver perso la guerra, ovviamente la Germania, vi ho spiegato, ha dovuto cedere le sue infrastrutture. E quindi l'economia tedesca è andata veramente gambe all'aria. Un disastro totale. Risultato, un'inflazione pazzesca. Cioè, per riuscire a pagare gli stipendi, a tenere in piedi l'economia, il governo tedesco, della cosiddetta Repubblica di Weimar, si chiama così, okay? Repubblica di Weimar. La Germania ha dovuto iniziare a stampare soldi, 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 soldi. Chiedo scusa, eccomi, dicevo, si mettono a stampare soldi, 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 talmente tanto denaro che non serve più assolutamente a nulla. Come vedete in questa foto dell'epoca, i bambini giocano con blocchi di banconote, di soldi. Pensate che la gente, gli stipendi venivano pagati 2 volte al giorno. Non una volta al mese, ma 2 volte al giorno, perché i prezzi dei generi alimentari, eccetera, saliva continuamente, okay? E quindi gli operai, eccetera, dovevano essere pagati 2 volte al giorno, perché altrimenti non avevano i soldi necessari poi per comprare il minimo necessario. Si andava, ragazzi, a fare la spesa con la carriola. Ecco qui. Carriolata di soldi per andare a comprare, che so io, il pane, una cosa di questo genere, cioè era assolutamente carta straccia, un po' come è successo in Zimbabwe, anche se lo Zimbabwe ha avuto un'inflazione ancora più alta. Ecco qui, vedete, sono arrivati a stampare banconote di questo genere. Ein Milliarde Mark, 1 miliardo di marchi tedeschi. 1 miliardo, una banconota da 1 miliardo, vedete, caspita, profe. È tanto 1 miliardo di marchi. Sì, non valeva una cicca, ovviamente. Ma pensate che c'erano i francobolli, eccoli qua, da 500 milioni di marchi. No, 50 centesimi, 500 milioni di marchi. E si arrivò ad avere anche questa roba qua. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, un bel francobollo da 20 miliardi di marchi. Ok, quello che oggi sarebbero 20 centesimi di euro, una cosa del genere, okay, 20 miliardi, cioè erano cifre che non aveva neanche senso, praticamente si spendeva di più a stampare tutti sti zeri. Ok, allora in mezzo a questo caos vi sono rivolte sociali che prendono l'ispirazione dalla rivoluzione sovietica, che era appunto contemporanea o quasi, ecco qui. Gli spartachisti, cioè i rivoluzionari che combattono contro il militarismo, contro il capitalismo e via dicendo, insomma, che lottano per i diritti della povera gente e quindi scioperi a nastro. Scioperi a nastro, anche lì, anche questi contrastati da movimenti di destra, paramilitari, finanziati dai proprietari, eccetera, ma niente ancora di organizzato come il fascismo. Ok?
Siamo più o meno alla stessa epoca del Biennio Rosso. E che cosa succede? Che come si salva la situazione? Guardate un po'. Cosa sono questi? Questi sono dollari. E questa è una manica con la bandiera americana. Ma come? Gli americani non avevano combattuto contro la Germania? Certo, erano loro che hanno vinto la prima guerra mondiale. E allora come mai gli americani aiutano la Germania? Mica scemi loro. Allora, siccome Inghilterra e Francia, vi ricordo, avevano fatto un sacco di debiti con gli Stati Uniti, ed è uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono entrati in guerra, okay, per salvare quelle due, perché se no non avrebbero dato i soldi indietro, che cosa fanno gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti pensano, se noi non aiutiamo la Germania non pagherà mai i suoi debiti a Francia e Inghilterra. E Francia e Inghilterra senza quei soldi non si rimetteranno in piedi, e se non si rimetteranno in piedi non ci ripagheranno i debiti che hanno nei nostri confronti. Quindi capite bene, gli Stati Uniti immettono liquidità, immettono capitali in Germania, soldi, la Germania si rimette in piedi, paga i debiti a Francia e Inghilterra, che si rimettono in piedi, rimettono in moto l'economia e restituiscono i soldi agli Stati Uniti. È stato un colpo di genio. Ok? Tutti contenti, io direi. E invece che cosa succede? Arriviamo al venerdì nero. Ok? Il venerdì nero è famoso perché nel 29 c'è una crisi pazzesca di, come si dice, finanziaria, causata dalla sovrapproduzione agricola negli Stati Uniti, insomma, tutta una cosa stramba. In ogni caso, no, non è mica tanto stramba, l'abbiamo già visto nel 1848, una situazione simile. Per cui c'è il crack a Wall Street, che sapete tutti è la borsa di New York, panico, okay, svendite, crollo del valore del mercato azionario, un disastro economico che la metà basta. E un po' come è successo nel 2008, negli Stati Uniti, disoccupazione pazzesca, vedete che ci sono file di disoccupati. Okay? Gente che va a chiedere va alla mensa dei poveri, okay? Gratis, zuppa, caffè e ciambelle per i disoccupati. Vedete quanta gente, okay, che fa la fila e spesso e volentieri negli Stati Uniti si precipita in situazioni di grande povertà. Gente che magari prima aveva un buon impiego, una macchina, una casa, viene ridotta a vivere in queste condizioni. Gli Stati Uniti si rimettono in piedi grazie all'opera di Franklin Delano Roosevelt, che vedremo, con un cosiddetto New Deal, cioè un nuovo corso, un nuovo accordo, un nuovo sistema. Praticamente per la prima e unica volta nella storia degli Stati Uniti, che sono liberisti, quindi vi ricordo, niente intervento dello Stato in economia. Bene, per la prima e unica volta lo Stato interviene in economia con grandi opere pubbliche, che danno lavoro alla gente, la gente lavora, ricomincia a consumare, a comprarsi l'automobile, la bicicletta, quello che volete, e si rimette in piedi pian piano l'economia. Grandi imprese come ad esempio le dighe sul fiume Tennessee, okay, eccole qua per la centrale idroelettrica, per dare energia elettrica ovviamente a basso prezzo, in modo tale che le industrie poi possono utilizzare quell'energia elettrica, pagarla poco e rimettersi in funzione. Quindi capite bene, una situazione negli Stati Uniti, le cose si rimettono in piedi, ci mettono un po', okay, però si rimettono in piedi. Dove non si rimettono in piedi, invece, è proprio in Europa e in particolar modo in Germania, che dipendeva così tanto dall'economia americana. E quindi il crollo di Wall Street si porta dietro una grave crisi economica in Europa e soprattutto in Germania. Non in Italia, perché in Italia l'economia era già in un certo modo separata. Pur essendo molto debole, era comunque già separata dal resto dell'economia mondiale. Non proprio separata del tutto, capiamoci, però un po' più, diciamo, indipendente, quindi non risente di questa crisi di Wall Street. Ok, faccio pausa perché ovviamente dobbiamo passare questi erano, diciamo così, la premessa per il nazismo, il nazionalsocialismo. A dopo.